Questa registrazione verrà poi messa sul sito e tutte le vostre relazioni verranno raccolte e faremo una pubblicazione di parziale su Left e invece integrale, magari con l'aggiunta di anche altri materiali come Transform Italia. Transform Italia insieme al Laboratorio Sud ha organizzato questa serie di lezioni, l'abbiamo chiamata così proprio perché riteniamo che la questione meridionale sia ancora una questione centrale per il nostro paese e abbiamo suddiviso queste lezioni in tre epoche storiche. Oggi la lezione verrà introdotta da Roberto, che con me, Roberto Musacchio, che con me, con Loredana Marino e con Natale Cucurese, diciamo, hanno il compito un po' di guidare questo lavoro che abbiamo immaginato. Quindi do subito la parola a Roberto Musacchio. Vi ricordo che quando non siete tra gli interventi potete chiudere il microfono in modo da far apparire soltanto il relatore che sta parlando. Roberto, a te la parola. Sì, a me toccano proprio poche parole che dedicherò sostanzialmente a stabilire un po' un fil rouge tra i tre appuntamenti, perché questo fil rouge esiste. Come diceva Morea, è una collaborazione quella che abbiamo tra Transform Italia e il laboratorio La Riscossa del Sud che abbiamo costruito lo scorso anno e che ha cominciato a lavorare su temi importanti come l'autonomia differenziata e come adesso anche l'impatto della pandemia e poi del cosiddetto PNRR al sud e insieme all'Est settimanale di sinistra. Io peraltro collaboro sia con Transform anche spesso e volentieri con l'Est, dove scriviamo sia io che Roberto Morea che Nicola che Natale Cucurese, insomma. L'idea era quella di cercare di inserire la contingenza del conflitto, anche politico e sociale, perché noi vogliamo essere anche un soggetto che è capace di interagire su questa dimensione, con diciamo, la battaglia delle idee, che ci sembra quanto mai necessaria in un'epoca come questa di egemonia del pensiero neoconservatore. E anche con un approfondimento che possa essere utile proprio a svolgere meglio i compiti che intendiamo darci. Da questo punto di vista, vi ringraziamo sin da adesso, abbiamo chiesto dei contributi ragionati che possano essere poi alla base delle cose che ricordava prima Morea, anche di strumenti che possono rimanere in forma permanente. Ma dicevo il fil rouge. Insomma, l'idea che noi abbiamo in questo momento è che siamo in un ulteriore passaggio di stato. Cioè che l'edificazione dell'Europa reale, come la chiamiamo noi, rappresenti una nuova dimensione in cui ci siamo trovati, collocati in realtà già dal 1992 col Trattato di Maastricht, ma in modo sempre più evidente, giorno per giorno ce ne rendiamo conto. Prima scherzavo, se leggo quanto è stato prodotto dalla Commissione europea in materia di brevetti, ci ho ritrovato un'impostazione neomercantilista che a me ricorda il rapporto che avevano le potenze dell'ancien regime con la Compagnia delle Indie. Insomma, la citazione non è buttata a caso perché è stato una personalità intellettuale di un certo livello, come Giuliano Amato, a proporre la lettura dell'integrazione europea come un'integrazione che avveniva secondo una prassi neomedievalista, in cui il potere doveva essere, diciamo, in qualche modo, intoccabile, intangibile per arrivare a edificare una forma del tutto nuova e che doveva non essere, bloccata dai poteri esistenti. Ma noi abbiamo pensato, anche alla luce di questo, visto che ci occupiamo molto, in particolare noi di Transform, di questa dimensione europea come nuova dimensione della collocazione di tutti noi, della politica, delle scelte economiche e anche, diciamo, dell'impianto oramai, diciamo, costituzionale, perché non c'è dubbio che
Trattato di Maastricht ha modificato anche la natura della nostra Costituzione, abbiamo pensato che era interessante riattraversare il percorso storico del nostro paese da un punto di vista fondamentale come quello del Meridione, che non a caso gnascianamente ha rappresentato una delle grandi questioni nostre. E abbiamo fatto un po' arbitrariamente, ma non troppo, questa tripartizione, no? Diciamo, questo meridione all'interno dello Stato liberale, che è uno Stato formalmente già unitario, ma che sostanzialmente è una forma dell'elite, precostituzionale, con elementi di annessione, che abbiamo in qualche modo esaminato nella scorsa nella prima fase di questi nostri incontri, cercando anche di andare nel profondo, anche, come si può dire, delle soggettività, delle culture. Ho trovato molto interessanti alcuni elementi che riattraversano le culture popolari. Insomma, come questa dimensione si è trovata collocata nello Stato liberale. Dopodiché la seconda fase è quella in cui dallo Stato liberale si passa al regime fascista, ed è un po' il tema che avvia la vostra riflessione, sia in termini di come questo regime fascista incide sui processi unitari sostanzialmente del nostro paese, dal punto di vista delle classi dirigenti, dal punto di vista però delle conseguenze delle classi popolari, tenendo conto peraltro che la realtà è che il fascismo è un fenomeno che nasce principalmente nel nord del nostro paese, insomma, nell'Emilia Romagna in particolare, che non attecchisce in termini maggioritari nel sud. Ho letto recentemente questo libro che va per la maggiore su Mussolini, che racconta come appunto quando lui va, Mussolini, a Napoli, al San Carlo, c'è una massima incertezza in lui di che cosa troverà, che cosa incontrerà, insomma, invece poi si determina questo pienone di folla, compresa una parte della classe intellettuale dell'epoca, anche quella poi santificata anche a posteriori, insomma. Però la sua base di consenso in quel momento sono gli agrari del nord e non gli agrari del sud. E però c'è questa fase che inizia della cooptazione del meridione all'interno della nuova dimensione fascista, che credo che oggi in qualche modo nelle vostre relazioni toccherete, anche dal punto di vista invece di che cosa matura come opposizione a tutto questo, anche, cioè che cosa significa anche il nuovo movimento operaio contadino, in particolare democratico, che si realizza anche nel sud dentro il regime fascista, e che poi contribuisce anch'esso per la sua parte alla lotta di liberazione, fino alla costituzione dello Stato democratico unitario, che è il primo Stato democratico costituzionale che noi conosciamo nel nostro paese. Sono passati 70 anni e rischiamo di dire che è una sorta di parentesi. Ora io naturalmente non sto qui a parlare di nuova fascistizzazione, perché non è questa la mia tesi, ma non c'è dubbio che, però lo tratteremo dopo di voi la prossima settimana, il prossimo appuntamento, che siamo in una nuova fase di Unione Europea matrice del tutto liberale, post-costituzionalistica, e quindi il Sud è nuovamente alle prese con questa nuova condizione, ma appunto lo accenno per dare conto del percorso che abbiamo pensato. Ciò detto, mi taccio, io ho scritto come sono l'ordine, credo che dovremmo rispettare questo, avete un quarto d'ora se non sbaglio, Roberto, per ciascuno. Il primo è classe e subalternità, che ci propone Amendola, a cui do il nome Giso Amendola, e vi proporrei anche di presentarvi nei titoli, perché l'altra volta ho fatto una confusione mia errata, ho presentato come sindacalista un professore universitario, io pensavo di aver fatto bene,
per la mia graduatoria di valori, invece ho fatto malissimo, quindi non voglio commettere nuovi errori di questo tipo. Grazie. Grazie, allora, grazie a Roberto, a Loredana, a tutti quelli che hanno lavorato a Transform, a Link, a Left, scusate, a tutti quelli che hanno lavorato a questa iniziativa. Mi presento, io faccio effettivamente il professore universitario, provo anche ad avere qualche ruolo nelle organizzazioni, almeno di appoggio militante alle organizzazioni sindacali precarie, e ci lavoro dentro, ma mi tocca fare il professore universitario. Insegno all'Università di Salerno Sociologia del Controllo e del Diritto e faccio parte del collettivo Euronomade. Sono stato militante di reti di ricerca, tra le quali una che ricorderei io oggi, che è stata attiva fino a 7-8 anni fa, che si chiamava Orizzonti Meridiani e che si proponeva proprio di lavorare a un nuovo modello di questione, a un rilancio trasformato della questione meridionale, mettendo insieme ricercatori autonomi, pezzi di ricerca universitaria, ma anche attivisti nel Mezzogiorno. Quando facemmo Orizzonti Meridiani, lavorammo appunto su un'idea di riproposizione trasformata della questione meridionale. E io partirei da qui oggi per cercare di capire cos'è stato il porsi della questione meridionale da Gramsci, a cominciare dagli anni 20, come questo abbia influito, lo farò rapidamente, poi ovviamente per iscritto ci prenderemo più tempo, come abbia influito in modo non univoco sul nesso, direi, tra questione meridionale e movimento operaio. Roberto prima parlava della importanza della questione meridionale anche come opposizione a quello che si è manifestato come latifondismo, come sfruttamento agrario, eccetera, e come questo abbia influito sulla stessa identità costituzionale. Io proverò soltanto a ricordare che questa influenza del discorso gramsciano non è stata univoca, è stata trasformata nel corso del tempo, e probabilmente i temi che la questione meridionale sollevava in Gramsci sono stati diversi e possono essere oggi rilanciati in un'ottica diversa. Per sintetizzare, dirò in questo quarto d'ora una cosa, che quello che Gramsci ci voleva dire, sollevava agli inizi degli anni 20 con le note sulla questione meridionale, ci ritorna oggi, non tanto nella lettura tradizionale che il movimento operaio e il movimento operaio istituzionale ne diede, ma ci ritorna con un giro lungo per l'India, per il Gramsci globale, per i temi che la lettura gramsciana, e non Gramsci in generale, ma proprio la lettura gramsciana della questione meridionale ha sollevato oggi nel mondo. E in qualche modo oggi è arrivato il momento di recuperare questa onda che della questione meridionale italiana ci ritorna dai paesi che nel mondo hanno studiato Gramsci e la questione meridionale, perché ce lo fanno tornare in una chiave diversa che forse solleva delle questioni di nuova attualità e di urgenza per rileggere la questione meridionale in un modo diverso. Allora, molto schematica. All'inizio degli anni 20, il riferimento è, se dobbiamo fare lezione, ovviamente il riferimento è alle note sulla questione meridionale, solleva due temi fondamentali del suo pensiero politico e li mette a reagire con la questione mezzogiorno. I due temi non sono esattamente collimanti nel pensiero gramsciano. Uno è il tema della classe e l'altro è il tema della subalternità. I due temi
agiscono insieme nella lettura che Gramsci dà della questione meridionale, ma non sono perfettamente omogenei. Uno, tema della classe. Che cosa dice Gramsci nelle note della questione meridionale? È molto nota la tesi, è quella del blocco storico. Il discorso di Gramsci è un discorso di classe. La classe va costruita attraverso l'esercizio di una controegemonia che si articola attorno alla centralità della classe operaia industriale settentrionale attraverso l'alleanza con i contadini meridionali che rompono così la loro subalternità. Questo è il discorso di classe. Cioè, bisogna costruire la classe all'interno di un'opposizione classica, marxiana. Oggi insisto sulla classe perché oggi il recupero di Gramsci va per molte strade e capita di leggere, l'ho letto di recente, ma non faccio riferimento, che tra l'altro uno dei limiti di Gramsci è quello di essere marxista. Allora, se il discorso su Gramsci va per queste vie, è meglio ritornare. Allora, il discorso di Gramsci del 20 è di questo tipo. Dobbiamo costruire la classe. La classe è il prodotto, ovviamente, dei rapporti di produzione, ma come Gramsci ci insegnerà nel corso del tempo, i rapporti di produzione non producono automaticamente soggettività politica, ma hanno bisogno di quell'esercizio politico di costruzione che si chiama egemonia. Insisto sulla classe perché? Perché il discorso di Gramsci sulla questione meridionale sarà assunto poi in un altro senso e significato. La tesi che prevarrà anche nell'interpretazione ufficiale del movimento operaio è quella che, piuttosto che sottolineare questo elemento di classe, sottolineerà la famosa tesi gramsciana della questione meridionale come questione nazionale. Questione meridionale come questione nazionale nel discorso di Gramsci nelle note significa appunto costruzione di un conflitto di classe su base nazionale che passa attraverso la costruzione dell'egemonia attraverso il patto. Ma è un discorso di classe. Che cosa diventa invece nel corso del tempo questa affermazione gramsciana sulla questione meridionale come questione nazionale? Viene assunta come l'idea che per Gramsci il primo problema sarebbe quello di risolvere la questione meridionale nella questione dello sviluppo dell'arretratezza. Cioè, Gramsci avrebbe sostenuto che la questione meridionale è soprattutto questione di costruire un ambito nazionale in cui giocare la questione meridionale come questione di un'arretratezza che si sviluppa, che deve svilupparsi. Dopo questa questione dello sviluppo potrebbe sorgere il vero e proprio conflitto di classe. Questo è il Gramsci tricolore, che nasce da un'operazione storicamente formidabile di un'intelligenza e di una portata politica straordinariamente formidabile, che ha influenzato probabilmente gran parte anche dell'intervento del PC nel dibattito costituzionale all'uscita del fascismo, probabilmente ne ha influenzato anche la posizione del PC all'interno dello stesso periodo fascista, ma non è l'operazione di Gramsci, è l'operazione di Togliatti, quello di utilizzare Gramsci nel senso di costruire un partito per il quale la costruzione della nazione, la costruzione del popolo viene prima dello scontro di classe. Questi sono temi che tornano anche oggi, perché Gramsci è molto utilizzato nelle operazioni del populismo serio, diciamo, dalla Clau, eccetera, eccetera. No? Gramsci come il nome della costruzione del popolo. Ma ricordo, in Gramsci questo non è il tema. Il tema non è la costruzione della nazione o
la costruzione del movimento operaio come elemento di sviluppo dell'arretratezza. Il discorso di Gramsci non è un discorso su come sviluppare il sud arretrato. Il discorso di Gramsci è come costruire la classe operaia nazionale all'interno di un patto politico attraverso esercizio di egemonia, che è tutt'altro che il discorso di invece interpretare la questione meridionale come una questione di arretratezza e sviluppo. Queste questioni animeranno, come sapete, lo sapete tutti, però ricordiamocene la drammaticità. Su queste questioni il PC degli anni 50 a Napoli è stato terreno di battaglia. Faccio un nome, una volta sconosciuto a tutti, che oggi comincia a essere più ricordato, quello di Guido Piegari, del gruppo Gramsci, espulso dal PC, fatto fuori dal PC, perché in collisione, sostenendo la natura nazionale sì, ma di classe del discorso gramsciano sul mezzogiorno, viene in collisione con la costruzione del popolo togliattiano, nonostante lo stesso Piegari immaginasse Togliatti dalla sua parte, proprio perché immaginava che sarebbe stato il suo difensore. Dall'altro lato, il discorso invece sul mezzogiorno come problema dello sviluppo sarà la tesi fondamentale di Amendola. La tesi fondamentale dell'omonimo, diciamo così, la tesi fondamentale di Giorgio Amendola fu che invece la questione del mezzogiorno è esattamente questione dello sviluppo. E quindi al tema dello scontro di classe deve per il momento subentrare il tema della collaborazione interclassista per caratterizzare, aiutare quei fenomeni di sviluppo che nel mezzogiorno dovevano preludere al vero e proprio scontro di classe. Anche Amendola ovviamente citava Gramsci, però citava il Gramsci nell'interpretazione per cui la famosa affermazione del mezzogiorno come questione nazionale diventa questione della arretratezza sviluppo. Ora, nel corso della storia costituzionale, noi abbiamo avuto da un lato sempre più crescere questa idea nel movimento operaio, nei suoi partiti, nelle sue linee politiche, che l'intervento del mezzogiorno fosse sostanzialmente una questione lineare di sviluppo, aiutarlo a venire fuori. Dall'altro lato però, le lotte, quello che comincia ad accadere dagli anni 50 in poi, e i movimenti interni, a cominciare dai movimenti migratori interni, quelli che spostano la forza lavoro dal mezzogiorno alle fabbriche, non ne vorranno sapere di un'interpretazione così lineare della storia del mezzogiorno come qualcosa che in attesa di uno sviluppo. Si muovono, pensate a quello che succede dagli anni 50 in poi, quando i flussi migratori interni eccedono le stesse capacità di governo della migrazione. Pensate agli effetti non previsti delle stesse politiche sul mezzogiorno. La cassa del mezzogiorno si svilupperà attraverso un'idea di sviluppo del mezzogiorno, ma poi produce una sempre più forte presenza di forza lavoro liberata che, arrivata al nord, non ne vuol sapere di partecipare ordinatamente allo sviluppo del paese, ma acquista una sua soggettività autonoma che ha poco a che fare con la linearità dello sviluppo, fino ad arrivare agli inizi degli anni 70, al 69, a Corso Traiano. Avvogliamo tutto di Balestrini, che racconta
Alfonso Natella, che produce un'altra immagine di soggettività. Ora, quello su cui vorrei richiamare l'attenzione è che quest'altra immagine di soggettività, che ha poco a che fare col discorso sottosviluppo-sviluppo e ha molto a che fare con un Gramsci minore, quello dei quaderni del quaderno 25, per intenderci. Il quaderno 25 è un quaderno appena abbozzato, in realtà, dove Gramsci fa l'archivista della storia dei subalterni, cioè le pratiche dei più marginali dei marginali, non della classe operaia, quella che sta cercando di esercitare egemonia, ma quelle tracce cancellate, prima si parlava delle culture popolari, quelle tracce minoritarie, c'è un Gramsci minore che viene fuori nel quaderno 25, dove la categoria non è tanto quella di classe, ma quella di subalternità, dove Gramsci chiarisce che subalterno significa parlare la lingua del potere, non avere una lingua propria, il subalterno non ha capacità di iniziativa autonoma, però, virgola, nella stessa frase, quaderno 25, ma è la parte anticipata in quaderno 3, nella stessa frase Gramsci dice: i subalterni non hanno capacità di iniziativa autonoma, ma proprio per questo ogni traccia di autonomia diventa preziosa. È un Gramsci diverso. È il Gramsci globale, è il Gramsci che guarda. Abbiamo problemi di connessione forse con Giso. Hai un attimo di problema di connessione. È un Gramsci diverso e lì e ora ti sento, ma prova. No, intanto che riprende il tempo, io chioso qualcosina perché trovo molto interessante il ragionamento che ci è stato proposto, peraltro sia in ingresso che in uscita, sia dal versante diciamo del conflitto che dal versante dell'economia. In ingresso dico perché c'è un revisionismo nella lettura della storia italiana che accusa il Partito Comunista di essere stato corresponsabile della nascita del fascismo, perché invece che impegnarsi a difendere lo Stato liberale si è diciamo volto alla prospettiva rivoluzionaria. Ecco, io penso che questa lettura revisionista sia del tutto sbagliata alla luce dei fatti di allora, è confermata dai fatti di oggi e dal tradizionale sovversivismo delle classi dirigenti di cui Gramsci ci ha sempre parlato. Il problema vero è perché quella spinta rivoluzionaria, che è quella che gonfia in realtà le mobilitazioni sia comuniste ma soprattutto anche quelle socialiste all'inizio, non trovasse adeguata capacità di espressione. Poi mi pare che è stato sottolineato con grande importanza questa differenza tra arretratezza e invece conflittualità, insomma la dico in questa maniera, che ci porta fino all'oggi, perché senza toccare argomenti particolari di oggi, Taranto che cos'è appunto se non una gestione in un certo modo antica, quindi non tocco per nulla le vicende dell'oggi, di un'idea per cui occorreva la modernità. E da ultimo voglio ricordare, sperando che rientra, che insomma queste figure meridionali hanno innervato le lotte del nord con il famoso operaio Massa che diventava protagonista. Ho cercato di chiosarti un po', ma non so se sei in grado di concludere questo tuo interessantissimo ragionamento. Vedo appare una faccia sofferta, quindi
Roberto, conducici oltre questo momento. Ecco, adesso la faccia ha ripreso i tratti non contratti. No. Sta provando a riconnettersi. Sì. Aspettiamo un attimo per... sembra... Per chi come noi ha visto il barlume, abbiamo sempre l'ansia che non si capisce se il vecchietto ci ha avuto l'ictus oppure gli è saltato il collegamento. Qui siete tutti giovani e non può essere, quindi insomma. Già io e Morea. Cominciamo. A volte c'è del dubbio. A temere. Niente, purtroppo è risaltato. Sì, possiamo poi dargli la possibilità di concludere, ma insomma io l'ho trovato già abbastanza conchiuso questo ragionamento. Roberto, mi pare che dopo avessimo nazionalismo e fascismo nel sud, nell'immediato dopoguerra, Lisandra, mi pare, prima di Anna D'Ascenzio. Non so, aiutami te a seguire il giusto ordine. Confermo e darei la parola a Sandra per la sua relazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Sandra Marta, faccio il manager di un'azienda pubblica, sono una compagna da più anni di quanti mi va di ammettere di averne e continuo la mia militanza con grande fatica in questo panorama attuale. I compagni mi hanno chiesto un intervento su una questione abbastanza particolare. Perché si fa fatica a rintracciare come un processo come è stato quello della nascita delle idee di nazionalismo in Europa abbia influito nelle dinamiche del Mezzogiorno d'Italia. Se ne fa fatica perché un po' come diceva anche Giso prima e Roberto nella sua introduzione, il fascismo è poi stato un movimento essenzialmente del nord d'Italia, che non significa che non abbia riguardato il sud, purtroppo ovviamente, però certamente è un frutto più del nord che del sud, il nazionalismo non fu da meno precedentemente. Quindi le teorie nazionaliste nascono in tutta l'Europa e anche in Italia in contrapposizione ai venti di democrazia che si stavano affermando dopo la rivoluzione francese, dopo la nascita degli stati borghesi e la fine delle grandi monarchie e soprattutto con la grande apertura del mercato europeo che nasce nella seconda metà del 1800 e si assiste quindi a una libera circolazione di uomini e di merci che non erano mai state conosciute prima. Quindi il nazionalismo nasce in contrapposizione a questi eventi nel tentativo di arrestarne lo sviluppo. Quindi tutti più o meno i movimenti nazionalistici europei, quello francese che è il più grande, il più affermato, quello tedesco, ma anche quello italiano, peraltro quest'ultimo in modo assolutamente originale rispetto agli altri, sono comunque tendenti a contrastare la deriva democratica che in Europa sembrerebbe aver preso piede. Sono avversi ai regimi democratici in Italia, dicevo, in modo diverso rispetto agli altri grandi stati nazionali europei, perché l'Italia non è un grande stato nazionale europeo. È uno stato da poco, non ha una tradizione, o meglio, ha una tradizione molto antica a cui i nazionalisti fanno riferimento, che è quella dell'antica Roma e dell'impero romano, ma che ha conosciuto una lunghissima sosta come stato nazionale e divisioni e frammentazioni di ogni genere. Si ritrova unificata mano militare e questa unificazione viene fatta con la fretta che la storia di quel periodo impone, non per caso di lì a poco scoppierà una guerra mondiale, e quindi con scarsa attenzione alle dinamiche che le varie parti d'Italia che erano state unite da poco avevano in essere. Questo fa sì che il nazionalismo in Italia assuma una connotazione invece di affermazione di un forte Stato nazionale,
quindi lo Stato come elemento di coesione, come luogo in cui si impone l'unità perché i frutti del risorgimento non vengano dispersi. Questa è l'idea dei nostri nazionalisti. E l'attenzione all'unità e alla protezione della nazione è in realtà molto più dedicata alla questione dell'Adriatico che non alla questione del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è sostanzialmente trascurato dai nazionalisti. Il nazionalismo, ci è noto, immagino, confluisce nel Partito Nazionale Fascista e ne fornisce un grosso supporto intellettuale, ideale, ideologico, anche logistico per la verità. E le istanze nazionalistiche quindi sono tese a dire l'Italia deve diventare uno dei grandi stati dell'Europa che si fa il suo impero e fa le sue conquiste. Tesi che sarà poi felicemente sposata da Mussolini e dal Partito Nazionale Fascista, che tenterà proprio di rifare sua questa ideologia dei vecchi fasti della Roma imperiale. È chiaro che tutto questo si innesta in un periodo di grande crisi economica che in Italia ha la sua particolarità ancora una volta, perché i processi industriali alla fine dell'Ottocento in Italia non c'erano, quindi rivoluzione industriale vera e propria in Italia non ce n'era stata, quindi il mitico divario tra il nord e il sud in realtà precede l'unità d'Italia e anche di un po'. Quindi quando si unifica l'Italia, l'Italia è tutta più o meno arretrata rispetto ai suoi partner, potenziali partner europei. E certamente per ragioni di contiguità territoriale, il nord viene favorito da uno sviluppo in senso industriale moderno più rapido, anche per ragioni di geografia, di territorio. Il sud d'Italia non era un luogo facile nel quale in poco tempo mettersi in pari con la Francia, con la Germania rispetto ad infrastrutture, piccole e grandi, strade, ferrovie, irrigazione. Quindi il ritardo italiano è recuperato con molta più facilità al nord d'Italia che non al sud. Anche la vocazione, come dire, prevalentemente agricola del sud d'Italia non aiuterà il sud in questa operazione, e lo Stato sceglierà una linea che è quella di fare 100 per tutta l'Italia di quanto era necessario per il nord. E il sud diviene un luogo di abbastanza di saccheggio, diciamo, dal quale trarre risorse naturali e umane per lo sviluppo dell'Italia, ma che finisce con l'essere lo sviluppo del mondo. Questo, dal punto di vista del nazionalismo, crea un ulteriore distacco sentimentale tra le popolazioni del sud e quindi le istanze nazionalistiche, perché al sud tanto le classi dominanti quanto la popolazione poco percepiscono come imminente il fatto che l'Italia siederà nel tavolo dei potenti europei. L'arrivo della guerra mondiale, che è una guerra, ricordiamolo, speciale, una guerra che cambia tante cose, ad esempio cambia per l'Italia in maniera significativa il fatto che lo Stato deve prendere in mano i comandi dell'economia. Fino a quel momento le guerre erano guerre di breve durata, erano guerre locali, quindi un conflitto così esteso nello spazio e nel tempo impone che gli stati accentrino su di loro tutta l'economia di guerra. Di nuovo il Mezzogiorno, non avendo iniziato il suo sviluppo industriale, fornirà prevalentemente le truppe all'esercito. Questo arresterà il processo migratorio che dopo l'unità d'Italia si era sviluppato in maniera significativa per la ragione del reclutamento militare, ma alla fine della guerra le promesse che i governi di allora, liberali di allora, si erano sentiti di fare alle popolazioni non possono essere mantenute. La borghesia terriera, che non è più l'aristocrazia, è vero, ma rimane latifondo
gli effetti si oppone. Si oppone, nascono dei movimenti di protesta contadina, che però non riescono in una prima fase almeno a saldarsi in maniera efficace, ottengono delle conquiste che però saranno presto poi disfatte dal regime fascista che interverrà di lì a poco. Quindi, mentre al nord, subito dopo la guerra, la questione del nazionalismo è avversata sia su un fronte di internazionalismo, quindi gli operai con più facilità riescono a capire come le istanze siano degli operai, anche degli operai tedeschi, anche degli operai francesi. Per i contadini del sud questa prospettiva è più lontana. Tuttavia, proprio anche per quello che diceva Giso e che poi spero finisca di dire, è chiaro che invece mi sembra autentica l'interpretazione che fai tu di Gramsci, che è un analista di quell'epoca, lui c'era, non è un'analisi di libri la sua, è un'analisi della realtà che vive. Non si pone affatto la questione di aspettare l'industrializzazione del sud perché quei contadini diventino classe egemone nei loro territori. Ma questo non è facilmente capito. Anche tutte le evoluzioni cooperative, ad esempio, c'è cioè un'esperienza di cooperazione agricola veramente interessante, e si riesce anche ad ottenere da parte di Nitti un decreto che consegna la terra a queste cooperative, ma è chiaro che è semplicemente un'operazione per calmierare una situazione in attesa dell'arrivo del fascismo. Non c'è nessun progetto politico dentro questa cosa, neanche da parte dei contadini, per la verità, i quali sono e restano disorientati dalla precedente unificazione con uno Stato che non riescono ancora a percepire come il loro Stato, semplicemente. Questo fa sì che anche il fascismo prenda un connotato diverso al sud. Al sud è restaurativo, mentre al nord disfa le strutture, al nord recupera e conserva le strutture più antiche, e si serve dei latifondisti. Infatti l'Associazione degli Agrari del Sud fu uno dei primi fasci che vennero costituiti di livello nazionale, diciamo, e il corporativismo, che è un altro dei tratti caratteristici tanto del nazionalismo quanto del fascismo, nel mezzogiorno non tocca le popolazioni, tocca soltanto i proprietari terrieri, quindi loro si uniscono incorporazione. Il pochissimo artigianato che sopravvive, che era sopravvissuto all'emigrazione, non ce la fa ad organizzarsi neppure, quindi di fatto fino all'avvento del fascismo non esiste nessun moto che appunto porti nella direzione della creazione di un movimento che si proponga come egemone. E questo, credo, Giso mi dirà come la pensa, sia una delle ragioni per le quali la scelta di Togliatti fu quella che poi è stata. E cioè quello che emerge alla fine del primo conflitto mondiale è che in Italia non riesce l'operazione da parte della guerra di unificare la nazione, cioè tutto resta come era prima della guerra dal punto di vista e delle dinamiche di classe, ma anche delle semplici dinamiche socio-politico-economiche. Tanto che lo Stato, anche quello fascista, deve creare due binari sostanzialmente di governo, quindi un binario nel quale contrasta le strutture nascenti nel nord della borghesia e cerca di metterle a regime, nel sud invece no, restaura precedenti gerarchie che l'Unità d'Italia aveva messo in crisi. Togliatti, credo, a questo punto, Togliatti, ma lo stesso Gramsci in realtà, con la costruzione del PC sia durante il ventennio che poi dopo, soltanto Togliatti, evidentemente hanno di fatto una sola classe operaia a cui fare riferimento, una sola classe che pare aver preso coscienza della sua capacità di esercitare un'egemonia.
perché al sud il poco che si era riuscito a costruire, penso ad esempio al fatto che erano riusciti ad imporre dei contratti nazionali per gli agrari che non fossero più individuali come erano precedentemente, si erano riusciti a ottenere una serie di diritti per le classi che lavoravano nell'agricoltura, queste durano lo spazio di 4-5 anni, non ce la fanno a durare di più. E di nuovo le popolazioni del mezzogiorno scelgono la strada dell'emigrazione perché non c'è terreno sul quale si possa lottare. E questo penso che abbia condizionato anche le scelte del movimento operaio successivamente. Grazie Marta. Io ridarei la parola a Giso Amendola in modo che possa concludere il suo ragionamento. Poi se Roberto è d'accordo io farei Anna D'Ascenzio perché è presente. Lascerei Giso. Mi senti nuovamente Amendola? Sì, ti sento bene. Se mi senti, però. Puoi anche provare a chiudere il video, guarda, perché tanto no, non va bene Roberto se chiudiamo il video? Sì, no. Sì. Va se bene, puoi... ma purtroppo non va si sente. Si sente di nuovo. Prova adesso. Appena mi riconnetto. Vai. Vediamo se si sente. Sì. Allora, cerchiamo, chiudo brevemente. No. Niente, Gesù, purtroppo... Prova a chiudere il tuo video e a parlare senza immagine. Gesù, non ti sentiamo. Sei scollegato. Ecco, a rientrare. Scusate l'attesa, purtroppo siamo vincolati da questi mezzi sì, tecnici. Poi abbiamo anche delle persone appunto che partecipano in forma di auditori che diciamo subito che se intendono presentare domande possono chattarle in modo che noi le possiamo rivolgere. Qui mi è arrivato un DR che non so cosa sia. Una domanda da parte di Rino per Giso. Ha trovato proprio il modo per farci soffrire di più, cioè nel senso fa anche la domanda. Rino, sei... Cattivo. Sei proprio cattivo, sì. Vabbè, intanto magari la possiamo leggere questa domanda, no, oppure sentiamo Anna e che, Roberto aiutami. Mi sembra che le due prime introduzioni si sono parlate, insomma. Mi è rimasto un po' il dubbio, ve lo pongo io, anche che cos'era del movimento invece socialista prima della prima guerra mondiale nel sud. Prova Giso, guarda un po', vai, prova. Dai, allora. Vai. Allora, questo concetto di subalternità, dicevo, è secondo me importante oggi, cominciava a dirlo anche a Chesandra prima, perché ci segnala un Gramsci più marginale che non rinuncia al discorso di classe, ma che dialoga molto con il problema fondamentale che oggi abbiamo, e cioè che la classe è diventata fortemente eterogenea. Questo Gramsci della subalternità è un Gramsci che si interroga sui margini, sulle diversità, sulle differenze della classe. E oggi per un discorso meridionalista questo è fondamentale. Perché invece di intrappolare il discorso meridionalista in un discorso di debito di sviluppo,
Siamo oggi proprio a ragionare invece sui limiti dello sviluppo e sull'eterogenizzazione, la pluralità, la diversità interna che la classe ha assunto. Nel saggio sulla questione meridionale Gramsci parlava della grande disaggregazione e oggi il problema della grande disaggregazione ci attraversa proprio perché non ha senso porre la questione meridionale come una questione del debito dell'inciviltà verso la civiltà, secondo una specie di mitologia lineare dello sviluppo che Gramsci non aveva, ma che il movimento operaio spesso ha introiettato nei modi in cui ha visto la questione meridionale. Anche un discorso serio sui drammi ambiente lavoro che il movimento operaio e che i rapporti tra movimento operaio e movimenti nel Mezzogiorno hanno attraversato, deve attraversare questa idea di subalternità che interroga la classe, la interroga dai suoi margini, ma in un mondo che, a differenza di quando Gramsci abbozzava il quaderno 25, vede i margini sempre più centrali, vede le metropoli del Mezzogiorno, le metropoli del Mediterraneo sempre più centrali, ma sempre meno abitate da quella idea di classe compatta che sulla linea dello sviluppo industriale il movimento operaio spesso ha visto come unico soggetto centrale. Ecco, una idea oggi di meridionalismo come critica dello sviluppo e insieme eterogeneità e capacità di avere a che fare con le differenze interne alla costruzione di classe, oggi secondo me ci viene da un Gramsci riletto, io dico con occhi indiani, perché questo Gramsci è stato il Gramsci degli studi postcoloniali e degli studi subalterni, che però è un Gramsci non meno originale di quello che abbiamo letto come il grande Gramsci della questione meridionale come questione nazionale, anche perché oggi la questione meridionale non è una questione nazionale, è una questione mediterranea, europea, che il binomio sviluppo Stato-Nazione impedisce di cogliere nella sua complessità, così come una certa idea di classe non riletta dai suoi margini, ma vista soltanto come centralità egemonica dei soggetti classici dello sviluppo industriale, impedisce oggi di reimpostare il discorso di classe. Credo che questo possa servire oggi per un meridionalismo mediterraneo e globale. Senti, approfitto che hai a voce perché ti pongo questa cosa che di Rino Malinconico che sì. Rischia di farci fare domani mattina, però, perché vuole chiederti come vede all'interno del tuo discorso, come vedi il nesso gramsciano tra questione meridionale, tra virgolette, questione intellettuale anch'essa, tra virgolette, e battaglia di egemonia, virgolettata anch'essa. La domanda in sostanza è, apro virgolette, fino a che punto Togliatti, e guardo Sandra, deforma l'intenzione gramsciana rispetto non al tema sviluppo sottosviluppo, su questo hai già detto, dice Rino, cose persuasive, ma rispetto all'idea della lotta per il socialismo come, virgolette, guerra di posizione, punto interrogativo. Te la leggo adesso perché mi pare che già tu ti sei addentrato sì, su questo perché forse ci può essere un equivoco, ringrazio sì. Rino di farmi. Cioè io non penso che il recupero del tema della subalternità possa essere un recupero romantico sganciato dal tema dell'egemonia. Non è un modo per sfuggire al tema dell'egemonia. Il problema è un altro, è che ragionare sull'egemonia a partire da soggetti differenziati, precari, eterogenei, non è possibile all'interno di quel quadro nazionale di integrazione che era il quadro in cui si muoveva Togliatti. Questo però non significa rinunciare a un'idea di costruzione egemonica, soltanto che l'egemonia parte dai margini e dai subalterni. Questa è la nostra sfida, non fare l'elogio del margine abbandonando il tema della costruzione egemonica,
ma rendersi conto dei limiti di quel rapporto tra costruzione statuale nazionale e costruzione egemonica, che invece era il modo in cui Togliatti intendeva l'egemonia. Quindi sicuramente non rinuncio alla costruzione del socialismo e all'egemonia, ma il tema dei subalterni mi permettono di affrontare lo sganciamento dell'egemonia dal soggetto politico classico dello Stato nazionale, che mi sembra oggi incontrare i suoi limiti proprio per la costruzione del socialismo. Perfetto, ci sarebbero tantissime cose da dire. Vi pregherei anche di tenerne conto nella resa che ci farete delle vostre relazioni, in modo che abbiano anche la ricchezza della discussione. Adesso darei la parola ad Anna D'Ascenzio, e anche te ti prego, presentati da sola per non farmi incorrere in errori capitali. Sì, io sono Anna D'Ascenzio, sono nota soprattutto per aver lavorato a una ricerca piuttosto importante nel panorama internazionale che si chiama Il silenzio della polvere, è uno studio del rapporto tra biopolitica e mezzogiorno. Mi sentite? Mi sentiamo, ma ti vediamo molto scura. Molto scura, siccome avremo è anche un problema video, o... sì è un problema perché i video gireranno, cioè nel senso che allora, stiamo registrando e ne faremo riesco e rientro? Riesco e rientro? Se no, vuoi è meglio, perché altrimenti per chi ti ascolterà dopo di questo momento, che siamo non tanti, ma poi invece saranno tanti a vederti, appari molto scura, insomma. Ecco. Ok, allora dovete darmi un minuto però. Sì, intanto devo ringrazio... riattivare il tutto. Sì, vai, fai tranquillamente. Ringrazio i suggerimenti che ci sono venuti, tecnologici, da Angelo Massaro, che ci aiutava a uscire da questo pasticcio dove stavamo, ma diciamo... riusciti a farlo in qualche modo ugualmente. Ringrazio gli altri che ci stanno ascoltando, Left che ha propagandato sul online e sul settimanale questo nostro appuntamento, che ribadisco, diciamo, fornirà materiale che rimarrà a disposizione per, si spera, l'estate, insomma, per poterci riflettere. Adesso le cose che diceva Giso mi devo tacere, perché sennò adesso rientra lei, perché le trovo molto interessanti. In realtà io l'avevo colta diversamente da Rino, l'avevo colta proprio invece come centralità del tema dell'egemonia, che tu ricollocavi in una forma più connessa al tema della lotta di classe e della rivoluzione, insomma, che un po' è la mia lettura. Quest'anno erano i 100 anni dal PC, abbiamo fatto diversi appuntamenti, insomma, ci siamo misurati molto con la lettura revisionista, e invece abbiamo proposto una lettura rivoluzionaria, tra virgolette, rivoluzionari senza rivoluzione noi, ma insomma, quindi ero molto convinto dalle cose che dicevi, insomma. E Anna ci riesce a rientrare. Poi invece abbiamo due video, Roberto, no? Che ci accompagnano al finale, no? Abbiamo il video di Pasquale Vozza, che appunto riprende questa. Sì, perché Pasquale preferisce fare per video, sì. E invece il video di Giovanni, che sarà per il prossimo. È per la prossima volta. Quindi abbiamo solo Pasquale, quindi possiamo stare. Eventualmente possiamo, se ci avanza un po' di tempo, interloquire anche con i relatori se vogliono fare domande. C'è già ancora un'altra domanda nel box, diciamo, delle domande e delle risposte. Io penso che poi alla fine raccoglieremo un po' anche di suggestioni che ci arrivano da chi ci sta ascoltando, e ridaremo brevemente la parola ai relatori per poter ribattere. Sì, intanto la domanda la leggo, così vi preparate, intanto che rientra. Ma per spezzare l'egemonia, dice Massimo Cogliandro, della classe globalizzante mondiale contro il sud del mondo, perché i sindacati non giocano un ruolo mondiale? Punto di domanda. Credo infatti che il primo sciopero mondiale annichilerebbe i globalizzatori. Ditemi ciò che ne pensate. Ti invitiamo a leggere tutte le settimane Transform, perché la nostra fissazione è quella di riuscire a organizzare almeno a livello europeo questa dimensione del conflitto di classe. Lo sciopero generale mondiale era una impostazione storicamente
diciamo, anche collegata a una corrente di pensiero del Novecento, insomma. E credo che abbia una sua nuova attualità in una forma meno, come si può dire, immediatistica e più invece di costruzione di quello che noi chiamiamo una nuova dimensione del movimento operaio. Che cosa è successo? Ci siamo persi definitivamente? Anna? Era meglio tenerla in ombra. Bastava forse una lampadina. Perché... Aspettiamo un attimo. Forse... Non so se è il caso forse di mandare a questo punto il video di Pasquale. Piace perché era presente dall'inizio, quindi... Che no, lei si vedeva anche bene prima. Sì. No. Eccola. Bene, perfetto. Non perdiamo altro perché c'è sia il viso che la voce. Vai. Ok, perfetto. Sì, allora provavo a descrivermi. Probabilmente il contributo più importante è una ricerca a carattere meridionale, appunto, denominata Il silenzio della polvere. È una ricerca sostanzialmente che va a studiare le condizioni a carattere quasi micro di una delocalizzazione in qualche maniera, o meglio di una delle prime pratiche nazionali di outsourcing dal nord a sud d'Italia sostanzialmente, e lo fa partendo da due direttrici retoriche, uno è il sottosviluppo e l'altro è il controllo, perché a me sembra di poter dire, ascoltando Giso, che c'è un convitato di pietra in questa discussione, che lui ben conosce, che si chiama Ferrari Bravo e Serafini, un testo più o meno noto che discute le condizioni di retoriche, di arretratezza e modernità, e come queste condizioni vengono costruite in maniera strutturale al sud e in qualche maniera producono quella che si chiama manodopera a basso costo al sud. Io credo che Giso, diciamo, in maniera non rilevata stia raccontando di questo testo, che è un testo che viene pubblicato nel 1972 e diventa sostanzialmente una sorta di Bibbia nella produzione di questo lavoro, che è un lavoro che non si occupa della storia nel senso più tradizionale del termine. Noi, se affrontiamo la storia, la facciamo con una direttrice strettamente genealogica, cioè è la storia che viene ripercorsa alla luce della categoria del presente. In qualche maniera Foucault utilizza Marx, ma non lo dice, mi verrebbe da dire. E lo fa soprattutto, diciamo, assumendo la categoria della resistenza, che poi è in qualche maniera uno degli altri assi su cui mi è stato chiesto di relazionare. Allora, che cosa accade? Perché è importante questa vicenda? Sostanzialmente questa vicenda pone in dialettica la questione del lavoro e la questione della salute non nel termine stretto del bios individuale, ma del bios complessivo, cioè di come in qualche maniera, utilizzando delle particolari retoriche che servono a un pezzo di classe padronale, fatemi utilizzare il termine, del nord, in qualche maniera si produce di risultato due effetti. Da un lato una produzione migratoria che viene utilizzata come esercito di salariato di riserva, e dall'altro lato una possibilità di utilizzare direttamente una manodopera dequalificata al sud, che in origine non è detto che sia dequalificata, ma che deve diventare in qualche maniera dequalificata per poter partecipare ai processi produttivi. Perché vi sto raccontando queste cose in realtà? Vi sto raccontando queste cose perché nell'esperienza di questa importante ricerca accade qualcosa che ha a che fare con l'oggi, perché se io vi ho detto che non sono una storica e che mi occupo di scienze sociali, ovviamente sono costretta a guardare al presente di questa questione. E nel presente di questa questione ci sta, ovviamente, diciamo, dal lato tutte quelle retoriche di cui lo stesso Giso parlava, cioè
la questione dell'uomo nuovo, no? Cioè l'uso del PC, di questa categoria totalmente inventata che era l'uomo nuovo, che deve essere in qualche maniera costruito in potenza, tra l'altro un concetto nicciano, non credo di formazione gramsciana, visto quello che lo stesso Gramsci scrive a proposito di Nietzsche, che viene ripreso nel testo sul metodo di Valentino Gerratana, una sorta di rappresentazione di questo uomo meridionale maschile al sud, che in qualche maniera doveva occuparsi di questa produzione, diciamo, fisica importante e sporca, che nulla aveva a che fare con lo sviluppo meridionale e che tanti danni farà nello sviluppo meridionale sostanzialmente. Come si ottiene questo processo? Si ottiene attraverso una retorica di controllo, le cui origini hanno, secondo me, questo sì è interessante, tempo antico. In un lavoro, diciamo, non troppo recente, pubblicato su uno dei primi numeri di Cartografia sociali, noi riportiamo un estratto di un lavoro prodotto da Niceforo, in cui sostanzialmente la rappresentazione dell'uomo o della donna meridionale, diciamo, sessualizziamo il genere, non è diversa, non è opposta a quella che viene attualmente rappresentata. Perché questa necessità di sedimentare questa figura meridionale come rozza, incivile, barbara, mi verrebbe da dire? Perché questo processo appartiene a una dinamica più complessiva che si chiama controllo di quelle che sono considerate classi pericolose e che trova, volendosi in qualche maniera ricollegare idealmente con la questione storica, la sua origine in un pezzo di racconto sulla costruzione cartografica del Mezzogiorno d'Italia e in particolare della prima fase della questione meridionale, perché non dimentichiamo che la questione meridionale è una questione che dal punto di vista della rappresentazione discorsiva o verità storica si costruisce per sedimentazione successive. Cioè non bisogna dimenticare che quello su cui poi interloquiscono altri, e in particolare la sinistra comunista, è qualcosa che nasce all'interno di un corpo sociale che si chiama destra storica, che trova i suoi campioni di rappresentanza discorsiva in un soggetto chiamato Rosario Villari, che in qualche maniera dice sì che c'è un processo di sottosviluppo al sud, ma dice altrettanto che questo sviluppo in realtà è effetto di un'incapacità intellettuale da un lato, quindi delle classi dirigenti, ma anche dell'impossibilità di sottrarre un pezzo di quelle che sono considerate storicamente le plebi a brigantaggio. Quindi già in quell'elemento sopraggiunge la dinamica di controllo rispetto a uno spazio, no? Non a caso la questione meridionale, prima ancora che una questione storica, è una rappresentazione di spazio. Non a caso quando Giso parla di classi subalterne, non scordiamoci che Gramsci lo fa partire da un punto, cioè dal parlare non di questione meridionale tout court, ma di Oriente interno, in particolare su uno spazio preciso che coincide con lo spazio napoletano. Cioè sono elementi non di poco conto. E quando Gramsci ragiona sulla questione meridionale, tant'è che poi interviene nel 26 addirittura a delimitare linguisticamente in maniera diversa con lo spazio, lo chiama questione. Cioè il fatto di utilizzare termini diversi risponde anche lì a una delimitazione linguistica che risponde a una delimitazione spaziale diverso, non sempre coincidente con quello spazio del Villari. Lo fa definendo appunto lo spazio d'Oriente come spazio di controllo e di gestione del bios di persone in qualche maniera razzializzate e quindi inferiorizzate attraverso un processo di razionalizzazione. Perché dico questa cosa? Perché l'elemento della razzializzazione della classe è un elemento centrale che si ricollega all'analisi del Ferrari Bravo e di Serafini. E Serafini in particolare lo fa definendo in qualche maniera la stessa questione della migrazione, che è una questione vituperata dal Partito Comunista. Non ci scordiamo che il Partito Comunista dice una cosa importante. Dice: noi dobbiamo costruire il principe, ovvero la soggettività complessa degli operai al nord e dei contadini al sud, e insieme devono costituire non solo la classe, ma la direzione politica
unitaria di questo paese. Nel momento in cui sostanzialmente c'è un racconto pubblico che racconta la migrazione meridionale, non solo quella internazionale, diciamo, mi sembrava di sentire un po' il Cristo si è fermato a Eboli, lo si fa però in qualche maniera scindendosi dalla classe, il che non è automaticamente vero. Il che non è automaticamente vero, tant'è che quando, diciamo, si tirano le somme su questa economia di piano che si sviluppa più o meno dalla post-guerra, seconda guerra mondiale, un meridionalista, diciamo, sicuramente specchiato come Guido d'Orso è costretto ad ammettere che lo sviluppo meridionale non avviene per mano dell'economia di piano, ma avviene in realtà per mano dell'economia di rimessa, che i meridionali, diciamo, inviati chissà dove, un po' nelle Americhe, ma soprattutto nel sud, nel nord d'Italia, scusatemi, in qualche maniera partecipano, incentivando le condizioni di costruzione del paese. Tant'è che legato a questo fenomeno se ne produce un altro, legato a questa retorica dello sviluppo, il famoso processo della rendita immobiliare, che tanti danni ha fatto e fa a sud, tant'è che l'economia del sud dagli anni 70 in poi non è un'economia di sviluppo, visto che lo sviluppo meridionale è sostanzialmente uno sviluppo che si caratterizza per tre elementi, per tre aggettivi: sporco, straccione e dequalificato. Non perché le maestranze siano sporche, straccione e dequalificate, perché sono le condizioni di produzione che in qualche maniera vengono riservate al sud per produrre. E quindi inevitabilmente, se quelli sono i margini trattativi, il processo è da un lato la migrazione per chi può, perché non dimentichiamo che la migrazione e il sud del mondo insegnano. Ad essa vi possono partecipare in chiave resistenziale soltanto le popolazioni più qualificate in termini di forza fisica, in termini di saperi mentali, in termini di conoscenze pratiche e relazionali. Quindi per produrre un processo di migrazione che era oggetto in qualche maniera di contrasto, di conflitto da parte dello stesso Partito Comunista Italiano, in realtà bisogna disporre di quelli che Michel Foucault, diciamo anche in chiave resistenziale, chiama saperi e che Bourdieu aggiunge essere capitali di cui si dispone o non si dispone. Perché tutto questo, diciamo, questa lunga parabola? Perché in realtà quando noi andammo a studiare questo, e qui vengo, diciamo, a quello che è il mio lavoro attuale, quando andammo a confrontarci con quelli che erano gli ex operai dell'isochimica, il caso oggetto di analisi, venne fuori una contraddizione piuttosto pesante che in qualche maniera potrebbe idealmente riallacciarsi al discorso di Giso. Ci trovammo in un'assemblea dove c'erano i precari della ricerca e c'erano gli ex operai della fabbrica che a un certo punto cominciarono a prendere parola, quindi a rovesciare quella posizione di subalternità, perché poi la subalternità è anche una condizione di proprio fisica di posizione. Cominciarono a chiederci conto delle nostre vite e cominciarono a chiederci: ma voi le ferie ve le pagano? A voi le mensilità prevedono la quota di trattamento fine rapporto? Quanti mesi all'anno, diciamo, vi riconoscono da contratto? Tutte queste cose che sembrano banali risultarono essere un elemento di conoscenza dei diritti sociali e non che loro potevano vantare rispetto a un corpo che ufficialmente era maggiormente intellettualizzato e che era rappresentato da ricercatori come me. In una condizione, diciamo, di dialettica, di resistenza, potere e sapere, sostanzialmente quelli dotati in termini proprio gerarchici di minor potere, quindi di una maggiore abilità resistenziale, perché se è vera la dialettica tra potere e resistenza, erano i precari, gli stessi precari che in qualche maniera erano stati prodotti, che brutta espressione, ma è così, dalle rimesse dei migranti direttamente su una fase storica, ma più diciamo più vicino a noi da questi stessi genitori operai che avevano sostanzialmente voluto il famoso figlio dottore. Cosa sta producendo alloggi questa dialettica di resistenza, potere, sapere? Che in questi giorni, e io di questo mi sto particolarmente occupando,
sono venuti fuori i primi dati di quella che viene chiamata la lotteria della supplenza. La supplenza non come docente, quindi come dire, come classe intellettuale appunto di stampo gramsciano che in qualche maniera si occupa dell'educazione di quello che è il corpo giovane del paese, ma di quelle che sono le figure storicamente dequalificate del Sud, ovvero diciamo il collaboratore scolastico e il personale amministrativo, con dei dati che letti diciamo da un punto di vista immediato restituiscono poco, se non il fatto che c'è una maggiore disponibilità da parte del corpo sociale di affrontare questo lavoro. Il problema è poi andando a fare quelle che metodologicamente si chiama analisi bivariata. Chi è questo corpo sociale e che grandezza ha questo corpo sociale? È tutto meridionale. L'80% delle persone che hanno dimostrato disponibilità a partecipare a questa sorta di lotteria e per l'80% è meridionale, ma di per sé questo non fa specie come dato. Il problema sono gli ulteriori elementi di capitale detenuti da queste persone. È donna ed è media altamente qualificata. Stiamo parlando di persone che mediamente dispongono di una laurea di terzo o di quinto livello. Queste cose che non ci dovrebbero in qualche maniera colpire molto, hanno in realtà degli effetti rispetto al Sud di tipo secondario piuttosto importanti. Qualcuno prima si riferiva alla questione della pastorale, diceva che la maniera in cui vaccineremo l'India ha a che fare con la pastorale tedesca. In realtà la questione della pastorale è una questione presentissima in questa storia del reclutamento delle classi meridionali al nord come classe di profilo medio-basse, perché in qualche maniera presuppone, per esempio, per chi si occupa di autonomia differenziale legata ai saperi scolastici di tipo medio-alto, ovvero dell'università, che non abbiamo più bisogno di fare l'autonomia differenziata, perché prendendo in esame quelle cose molto della pastorale tedesca, ovvero gli indici, gli indicatori, i ranking, basterà sovrapporre dati immediatamente disponibili che riguardano il sesso, il profilo culturale, la provenienza residenziale e lo spazio di approdo per sapere che quella disponibile manodopera di riserva, perché di questo si tratta, detta in un altro modo, ma siamo sempre diciamo lì allo stato dello sottosviluppo di Ferrari Bravo, ha direttamente a che fare, allude direttamente ai sistemi di formazione e di qualificazione degli istituti meridionali. Ergo, diciamo di fatto, anche dal punto di vista della disponibilità dei capitali, si stabilirà immediatamente quello che è il possibile destino intellettuale delle aree meridionali rispetto alle aree del nord. Io mi fermerei qui, diciamo, e lancerei la provocazione a Giso. Allora, adesso prima di provocarci tra di noi, nel senso che giustamente non so, chiedo aiuto alla regia di Morea, sentiamo anche il pezzo per correttezza rispetto anche alla platea audizione, anche la comunicazione predisposta da Pasquale, per cortesia. La faccio partire subito. Aveva un titolo: Fascismo, Gramsci e la questione meridionale. Sai quanto è lunga? Te l'hai già vista? Sì, l'ho vista. Dura 13 minuti. Perfetto. Intanto riflettete sulle provocazioni che vi siete lanciati. Scusate. Non lo vedo. Se adesso mandi in onda l'ultima partita della Roma, ti abbiamo sgamato e salta la lezione meridionale, perché un problema tecnico. Cerchiamo di risolvere.
Ho erroneamente fatto partire un'altra cosa. Voi i vostri pezzi li avete prescritti tutti quanti oppure no? Tutto a braccio. Sono trasformabili perché, nel senso che poi bisogna fare un editing per poter fare questa pubblicazione, quindi vi pregherei di tener conto peraltro che appunto i libri sono diversi dal parlato, come sapete meglio di me, quindi inutile che ve lo dico. Sto semplicemente cercando di aiutare Morea a non apparire così, ecco. No, così non si capisce niente. Così non era messo bene. Non capisco perché non mi ha fatto vedere. Si può dire che Gramsci delinea fin dal 1920 i tratti, gli aspetti di una questione meridionale intesa come specifica determinazione, insomma come tratto specifico del capitalismo italiano. E si può dire che Reggio e Napoli una proposta che vede, che propone come perno per la soluzione del problema agricolo, l'azione, cito, degli operai urbani dell'Italia settentrionale. E questo è un passo presente nello scritto Operai e contadini, risalente al 3 gennaio 1920, pubblicato nella rivista notissima Ordine Nuovo. Negli anni successivi, si può dire che la questione si vada precisando agli occhi di Gramsci in relazione alla complessità e alla specificità della realtà storica, politica e culturale italiana. Dinanzi alla proposta di chiamare l'Unità il giornale del Partito Comunista, Gramsci aggiunge e sottolinea la necessità, cito, di dare importanza specialmente alla questione del problema, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non soltanto come un problema di rapporto di classe, ma anche specialmente come un problema territoriale, cioè, spiega Gramsci, come uno degli aspetti della questione nazionale. Un passo molto interessante di una lettera che diciamo. Il terzo congresso del Partito Comunista d'Italia si occupa largamente, diciamo ampiamente, della questione meridionale come dell'aspetto principale insieme alla questione vaticana della più ampia questione agraria. E del resto ciò costituisce, se a ben guardare, il nodo storico, politico, culturale che aveva contrassegnato tutto il processo di formazione dello Stato-nazione italiano. Il Partito Comunista doveva muoversi, ad avviso di Gramsci, su due fronti. Da un lato far cadere nell'operaio industriale del nord il pregiudizio ideologico borghese che il Mezzogiorno fosse una palla di piombo che ostacola
impedisce lo sviluppo dell'economia nazionale. Dall'altro, fa cadere nel contadino il pregiudizio ancora più nocivo, per cui Gramsci individua, per cui il contadino italiano meridionale individua, vede nel nord Italia, scriveva Gramsci, un solo blocco di nemici di classe. Un passo, per esempio, nella costruzione del Partito Comunista 1923-1926, per come fu pubblicato negli anni 70. Poco prima della sua carcerazione, Gramsci, nello scritto famoso Alcuni temi della questione meridionale, propone la costruzione di un blocco sociale anticapitalista, costituito da operai e contadini, tale da consentire la saldatura tra la qualità nazionale e la qualità di classe della questione meridionale. E in questo modo rovesciare storicamente e politicamente la forma e la modalità con cui si era formata l'unità nazionale risorgimentale, che si era basata sostanzialmente su una sorta di annessione delle regioni del sud. Questo avrebbe reso possibile, all'avviso di Gramsci, il protagonismo delle masse contadine meridionali dentro il processo storico contemporaneo, e avrebbe reso possibile la costruzione, come scriveva, di un'alleanza politica tra operai del nord e contadini del sud, per rovesciare la borghesia dal potere di Stato. Agli occhi di Gramsci, il grande pensiero liberale di un Giustino Fortunato o di un Benedetto Croce non aveva di fatto contrastato i governi di Crispi e di Giolitti riguardo alla politica di continua depredazione, di continua sottomissione delle masse meridionali, sicché a suo avviso era giunto ormai il momento in cui, appunto scriveva Gramsci con grande nettezza, l'operaio rivoluzionario di Torino e di Milano diventa il protagonista della questione meridionale e non invece, non più, come era stato fino ad allora, il grande pensiero liberale. Gramsci, al riguardo, precisava con nettezza di annotazioni politiche, sociali e culturali, e scriveva: il mezzogiorno può essere definito una grande disgregazione sociale. La società meridionale è un grande blocco agrario costituito di tre strati sociali. La grande massa contadina, amorfa e disgregata, gli intellettuali della piccola e media borghesia rurale, i grandi proprietari e i grandi intellettuali. Va detto anche che per Gramsci l'ultimo strato, quello che chiamiamo grandi intellettuali, era quello che contrassegnava e dominava l'insieme delle manifestazioni e degli interessi della vita sociale. E di qui derivava la necessità di spezzare il legame tra la massa contadina e il ceto dominante, perché, scriveva Gramsci, questo mostruoso blocco agrario nel suo complesso funziona da intermediario e da sorvegliante del capitalismo settentrionale e delle grandi banche. E tutto ciò, sempre dal viso di Gramsci, permetteva di conservare lo status quo nazionale, anche dentro il fascismo, dentro quello che gli altri chiameranno il regime reazionario di massa. Ora, quello che va considerato, anche tenendo presente, direi in apertura dei quaderni, l'indice degli argomenti principali che Gramsci fa, è che la questione meridionale vuole avere una valenza organica, per la riflessione di Gramsci, organica e generale, in connessione con quella che appunto l'autore dei quaderni chiama la questione politica degli intellettuali, e dunque in connessione, diciamo,
con la questione generale della egemonia. Per questo Gramsci nel quaderno 22 mette a confronto a fini storico-analitici il caso meridionale italiano, contrassegnato da una composizione demografica di ordine patologico, un riferimento sia al terreno dell'economia che sia al terreno della produzione, e il caso americano, con un'economia demograficamente sana e perciò avviata alla razionalizzazione dei processi produttivi. L'interrogativo di lei, alla luce della forza propulsiva che lei per nome ha ancora questo scritto di Amici sulla questione meridionale, ma in connessione con questo io direi che l'interrogativo che si pone oggi è se è possibile oggi di pensare, di formulare una nuova questione meridionale, oltre la dimensione dello Stato-Nazione, in cui la questione meridionale era storicamente da nata e si era sviluppata. Cioè se è possibile di pensarla in rapporto oggi ai processi di globalizzazione capitalistica, più specificamente in rapporto ai processi dell'attuale egemonia neoliberista. Allora io penso che il nesso vada istituito innanzitutto tra questione meridionale e realtà dell'Unione Europea. Si potrebbe dire che la grande disgregazione sociale del mezzogiorno di cui parlava Gramsci oggi è divenuta un mix micidiale di frammentazione e di omologazione e va al di là del nuovo storico sviluppo sottosviluppo. Anche per questo la questione meridionale si colloca oggi, va collocata all'interno della governance oligarchica europea. E se, come è stato da più parti osservato appunto, il nord nella nuova divisione internazionale delle produzioni e del lavoro tende a guardare ad un suo ruolo dipendente all'interno del capitale intereuropeo, da Viena, da Venezia, eccetera. Ebbene, è dal sud che può, soprattutto può, partire una lotta sempre più organizzata contro il proprio ruolo attuale, che è quello di una pendice subalterna al dettaglio politico-finanziario dell'Unione Europea. Una lotta che si colleghi un collegamento tutto da costruire politicamente con quei paesi, Grecia, Portogallo, Spagna, che anch'essi sono stati inchiodati nel passato recente, anche ancora, in varia misura, con i freni dettagli dell'Europa neoliberista. Ed è da qui che può che deve nascere il progetto. Si chiamava qualche tempo fa una sinistra euro-mediterranea che, come dirlo per inciso, lungi dal configurarsi come una formula vuota o retorica, in fondo è già presente, è già riconoscibile all'interno del dibattito sia politico che culturale. Tale progetto non può non partire da una riflessione profonda e critica su quella che è stata anni fa, ma è ancora ben presente alla nostra memoria, sia umana che politica, la drammaticità inedita della vicenda greca. Una riflessione profonda e critica che sappia affrontare fino in fondo il nodo teorico-politico del governo e della sua possibilità nell'era della governance, e che sappia costruire una prospettiva di lotta contro l'egemonia neoliberista, con un destino largo di alleanze, con chiare scelte di fondo, a partire, direi, e questo è un punto dolente su cui non solo ho ripetuto, ma anche agito politicamente, a partire dal coinvolgimento attivo dei migranti di prima e seconda generazione.
Grazie, grazie Pasquale. Roberto, la parola. Sì, adesso io penso che noi abbiamo già svolto i nostri compiti sostanzialmente, non è obbligatorio stare tre ore, ecco. E quindi sto guardando ulteriori domande, sì, compreso che Massimo, che ci aveva lasciato questa domanda sulla lotta globale, dice che deve andare a lavorare, quindi sostanzialmente ci ringrazia e ci saluta. Ora, non so se vogliamo fare un brevissimo giro di repliche vostre, breve, di 2-3 minuti, insomma, intorno a questo, diciamo, già intreccio che avete avuto. Io provo a dirla in questa maniera, insomma, la lettura della questione meridionale come questione nazionale è limitativa. E in qualche modo, peraltro, questo essere limitativo ci aiuta in un momento in cui, questa me ne assumo io la responsabilità, il tema di una rivoluzione nazionale non è più all'ordine del giorno, perché torna quello che ci chiedeva il nostro interlocutore, il tema di una trasformazione globale, io penso almeno sulla dimensione europea. Questo cambio, diciamo, di prospettiva ci aiuta a leggere le vicende anche gramsciane del blocco storico, del blocco sociale, via, alla luce più della capacità di conflittualità soggettiva che viene espressa anche intorno a nuove dinamiche, nuove dimensioni che troviamo anche nell'oggi. Da ultimo Anna ne diceva alcune che a me paiono interessanti, ma anche prima Giso e anche Sandra. Quindi ci sono materiali, diciamo, da questo punto di vista importanti. Però per collocarlo nella storia, perché noi vogliamo fare anche un percorso un po' storico, adesso mi stavo andando a riguardare, cioè non c'è dubbio che c'è un contributo meridionale alla resistenza al nazifascismo. Napoli è la prima città liberata da sola e ci sono molti elementi di rivolta, insomma, di ribellione, e anche alla partecipazione sia al movimento partigiano al nord che in esilio. Insomma, quindi questa dimensione è presente, però poi tu hai il risultato del referendum sulla Repubblica del 48, in cui appunto nella prima città libellata dai fascisti, che è Napoli, la Campania, la monarchia vince con quasi 1 milione di voti di scarto, se mi sono andato a rivedere, perché era la festa della Repubblica. Cioè, diciamo che neanche nel momento della liberazione, diciamo, questo bisogno di sovvertire l'ordine capitalistico, tra virgolette, scusate il linguaggio un po' approssimato, che si esprime intorno alle istanze meridionali, trova, diciamo, la composizione. E qui possiamo parlare di Togliatti e bla bla bla, eccetera, eccetera. E invece, ripeto quello che ho detto prima, la partecipazione dei lavoratori meridionali al 69 italiano è straordinaria. Cioè, io penso che non si possa neanche immaginarlo, quella rivolta operaia, senza la presenza dei lavoratori meridionali. E il che ci riconsegna all'oggi, diciamo, questo tema, peraltro anche molto attuale. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che anche recentemente, mentre il Nord si è consegnato alla Lega, peraltro con una sovrapposizione di interessi fortissima con il Partito Democratico, il Sud ha espresso, attraverso anche il voto dei 5 Stelle, un bisogno che poi non si è realizzato, vi dico la mia naturalmente, ma che però era alto. Ecco, ho fatto questo intermezzo nell'ordine con cui avete parlato prima, se volete, una breve replica di cui vi pregherei di tener conto nel materiale che ci consegnate. Sì, io dico due cose molto assertorie, diciamo così. Una su questa questione della dimensione nazionale. E certo,
la dimensione nazionale, per le ragioni che abbiamo detto, è insufficiente, soprattutto direi che è realisticamente insufficiente, nel senso che non ce la fa per tutte le buone ragioni che abbiamo detto. Questo crea una chance, produce una chance, certo, per una nuova attenzione meridionale. Però c'è anche l'altro aspetto, che nel momento in cui ti concentri sulla questione meridionale ti viene fuori quello che io avevo definito eterogeneità, ma comunque un disallineamento, una trasformazione rispetto all'immagine del salariato classico certo, tu dicevi la partecipazione del 69 dei lavoratori meridionali, però, e Anna ha ragione, io non faccio altro che chiosare Ferrari, Bravo e Serafini, ma insomma sono operaista e se non altro è troppo tardi per cambiare. 69-70 la partecipazione dei lavoratori meridionali e anche però la discontinuità rispetto alla forza lavoro tradizionale. Per cui Ferrari Bravo questo te lo dice molto nettamente, sono gli stessi interventi sullo sviluppo che cambiano le condizioni di produzione e riproduzione della forza lavoro. Per andare sul concreto, oggi come lo fai uno sciopero sovranazionale se non ti poni anche il problema di come sciopera una forza lavoro informale, che è la caratteristica delle economie mediterranee, cioè proprio la caratteristica sociologica classica delle economie mediterranee, è sempre più assunta alla prevalenza di un mix tra centralità della riproduzione, lavoro informale, come dicono le sudamericane, l'economia del barrio, l'economia del informale e reticolare, che sono economie oggi centrali. Riflettere sul mezzogiorno è questo. Quindi certo, sciopero sovranazionale, ma sciopero sovranazionale significa anche immaginare come si politicizza una classe, una forza lavoro che proprio dal sud ha assunto una caratteristica di eterogeneità e di difformità rispetto all'immagine della classe lavoratrice che ci ha consegnato lo sviluppo industriale classico. Questo credo che è il problema che una nuova questione meridionale ci fa porre oggi. Sono totalmente d'accordo. L'operaio che va a lavorare a Torino fa saltare tutti gli schemi di quelli che in quel momento stanno a Torino. Sandra. No, ma scusami, è impressionante. Posso scrivere una cosa? Se tu guardi non tanto i comitati dei disoccupati del 77-78 che diventano lotte sul reddito, ma già nel 73-74 i comitati dei disoccupati napoletani legano lotte sul salario, sulla salute, sullo spazio metropolitano e sul welfare in modo veramente del tutto attuale, proprio perché è una il meridione in questo senso anticipa molto la fase dell'uscita dalla fabbrica, anche proprio nel senso più drammatico, la fabbrica senza essere mai entrata. Ma il problema non è tanto che non c'è mai entrato, ma che c'è entrato molto violento. Non è vero che non c'è mai entrato. La seconda fase dell'intervento meridionale è una fase di industrializzazione, soltanto che è una fase violenta e devastante. No, ma dico non c'è mai entrata nel senso proprio di non senso lineare, modalità senso lineare dello sviluppo. Di ma non c'è essere entrata nella mentalità, mai. E oggi questo parla del nostro presente, parlare seriamente dell'IVA è questo, no? Immaginare proprio come si è rotta quell'idea di lavoratore che noi abbiamo. Altrimenti uno sciopero transnazionale non lo fai oggi se non affronti questa questione. Non solo, ma poi la globalizzazione ci mette al cospetto di una classe lavoratrice che è proprio fatta in un altro modo, no? Penso alla grande platea dei lavoratori dei call center, dei rider, degli stagionali che sono stagionali per vocazione stavolta, quindi di quelli che di averci sempre lo stesso lavoro non se ne importano più. Perché? Perché abbiamo un po' importato un modello americano, perché abbiamo fatto di necessità virtù nel mezzogiorno probabilmente più che in altre zone del paese
Il risultato è che la pena della crisi, il peso è lo stesso per tutti, ma la pena della crisi nel Mezzogiorno è molto meno sentita, perché si innesta su un tessuto ad uso, diciamo, a questo stato delle cose. E questo li pone oggi in vantaggio i lavoratori del Sud. Forse pone in svantaggio noi, perché appunto fuori da, per quante colpe vogliamo dare al povero Palmiro, per quanto tutti noi abbiamo fatto, poi in realtà quella è stata la chiave di lettura che ci ha guidato e ci siamo trovati, no? Noi italiani, ancora una volta, prima parlavamo del nazionalismo, no? Paradossalmente in Italia è stato nazionalista, e guarda le derive populiste di oggi a sinistra, sono vittime di questo, secondo me, processo. Il nazionalismo da noi era una buona cosa, non era una cattiva cosa come quella che succedeva nei paesi accanto al nostro. Oggi tutto questo ha perso di senso, semplicemente, non è diventato giusto o sbagliato, è evaporato. E secondo me oggi la questione meridionale non va più affrontata, posto che lo dovesse essere precedentemente, in termini di svantaggio competitivo del Sud, perché non ci è affatto chiaro la competizione qual è, quindi per poter definire chi è in svantaggio siamo ancora un po' lontani. Mi sembra piuttosto che il Sud offra, io lo dissi qualche anno fa a Renato Curcio, che ci raccontava di un progetto al quale partecipava di collaborazione con Google per i taxi autoguidati, quindi senza il tassista. E lui, che abita a Roma, diceva: si può fare a Milano, figurati quando mai riusciremmo a farlo a Roma, non ne parliamo proprio di Napoli. Mi scoprì, era dopo cena, si chiacchierava, mi scoprì a sorridere, a dire: ben meno male, ci mancherebbe, no? Va bene così. E quindi anche quelle rivolte e ribellioni di cui parlava Roberto, di cui ho accennato io, di cui hai parlato tu, Giso, in realtà sono forme di ribellione, appunto, non è una protesta strutturata con un obiettivo di avanzamento sociale, è proprio una ribellione allo stato delle cose, molto tipica delle genti del Sud, in modo particolare delle genti napoletane, che però non ha una direzione politica, e neanche il grande PC più di tanto è riuscito ad assumerne la direzione. Oggi forse ci tocca veramente cambiare profondamente paradigma di analisi e osservarla con più simpatia, meno vittime della narrazione ufficiale che dice che dei cattivi stanno seduti da qualche parte a convincere i meridionali che sono inferiori. I cattivi non esistono prima, e quindi tutti questi complottismi sono in più. E soprattutto non è affatto vero che queste manifestazioni di vita sono inferiori, cioè è l'ora di cambiare queste categorie, credo io. Chiedo scusa, adesso do subito la parola ad Anna, io però insisto perché sono un po' più vecchio, cioè io penso che il cambiamento ha portato alla lotta di classe industriale del nord dalla presenza meridionale sia straordinaria. Non perché non colgo invece i passaggi che venivano detti da Giso sul 73 e la territorializzazione e il resto, ma penso che alcune cose, quella classe operaia lì aveva provato a fare l'occupazione delle fabbriche perché pensava che c'era la rivoluzione nel 20 e 21, dopodiché aveva difeso le fabbriche dai bombardamenti e dopodiché per un periodo non ha saputo bene più che cosa fare se non cercare di aiutare il Partito Comunista a non essere massacrata, come in parte poi avveniva e come viene descritto dalle cronache politiche e anche da quelle antropologiche alla Volpone. Quando irrompe questa figura di autonomia operaia, se mi consentite, da questo punto di vista di lettura dell'operaismo, succede di tutto. Io me lo ricordo, ero ragazzino, ma insomma succedono cose che erano impensabili, le forme di sciopero, la rivendicazione equalitaria, eccetera, eccetera. Io la classe operaia, quella che credeva ancora al cottimo, l'ho conosciuta, cioè quella che dice: ma io però sono professionalizzato, eccetera, e passare a una cosa che dice aumento quale per tutti è un cambiamento. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, anche per l'oggi, perché si dice: ma questa è un'autonomia sociale. Ma politicamente il Sud ha fatto un investimento che non ha funzionato, ma vero. Cioè ha investito sul Movimento 5 Stelle, che io non sopporto, quindi non è che, però colgo questo elemento, su un punto cardine che è il reddito di cittadinanza.
Cioè ha detto: io voglio puntare a questo punto su questa rappresentanza politica perché è quella che mi garantisce, che era sostanzialmente, diciamo, l'alternativa possibile, potenziale, che poi non si è verificata, alla ristrutturazione capitalistica per come la stiamo vivendo. Ma mi taccio perché Anna immagino che su questo va alla grande sguazza e quindi le do la parola. No, io diciamo in realtà poi scrivo più cose di quanto in realtà dico, spesso in maniera anche un po' disordinata, insomma, probabilmente è l'essere meridionale che incide in maniera sotterranea. Però rispetto alla questione, così ci entro direttamente con le mani nel piatto, sulla questione dell'investimento al sud, quando sono usciti i risultati elettorali, che in qualche maniera ha dato un risultato omogeneo nelle province meridionali, a me è venuto in mente un libro poco noto di Pierre Bourdieu che si chiamava L'antologia del Führer, che non è un libro che ovviamente si occupa di reddito di cittadinanza, ma è un libro che discute del sentimento, di certi sentimenti delle classi della medio e piccola borghesia tedesca delle aree interne, quando in qualche maniera all'indomani della fine della prima guerra mondiale. Stiamo parlando degli insegnanti, dei professori universitari, cioè tutte quelle categorie che prima della fine della prima guerra mondiale aveva avuto uno storio, una rappresentazione di sé estremamente decorosa, con uno status riconosciuto e quant'altro. Quando accade quella cosa, insomma, in particolare l'attribuzione dei debiti di guerra alla Germania, questa fascia sociale in qualche maniera si ribella e in maniera piuttosto disordinata investe, diciamo, sul nazionalsocialismo. In realtà, proprio l'omogeneità del dato elettorale al sud, e io questo lo dissi da subito, rappresenta non l'investimento dei descamiciados rispetto al reddito di cittadinanza, ma secondo me, cosa più importante che sto verificando adesso con la scuola, il senso di non riconoscimento pubblico dello status della società borghese meridionale, cioè quella società borghese che in qualche maniera ha visto dimezzato di fatto non solo il proprio reddito ma anche la propria rappresentazione di sé e che ha investito rispetto al Movimento 5 Stelle, che però proprio essendo partito di rappresentazione non può avere la criminalizzazione dei giornali, cioè nessun giornalista che sia del Corriere della Sera, che è letto non a caso da questo tipo di profilo sociale, come il giornale, no, di Libero, ti potrà dire che al sud il Movimento 5 Stelle l'hanno votato le classi colte, ti dovrà dire, mantenendo, riallettando, ripompando quella narrazione storica, che sono i descamiciados ad aver votato il Movimento 5 Stelle semplicemente per non far altro che appropriarsi in maniera sfaticata, atavica e quant'altro del reddito di cittadinanza. In realtà questi sono dati statistici, io non amo molto, diciamo, il dato quantitativo, Giso lo sa bene, lo può immaginare, ma questi sono la stratificazione del dato, parla chiara da questo punto di vista. Perché non si può rappresentare questa verità statistica? Perché in realtà significherebbe riconoscere un sentimento di rabbia, di nevrosi da parte di questi gruppi sociali, che storicamente, sempre nella società tedesca, ha prodotto che si passasse dallo sciopero di Monaco del Partito Comunista Tedesco all'adesione al nazismo, senza soluzione di continuità. Questo lo dice Simone Weil, non lo dico io, insomma, ci scrive un libretto su queste cose. Quindi sostanzialmente noi dovremmo dire le cose. Io non ho mai votato Movimento 5 Stelle, mai lo voterò in vita mia, diciamo. L'unica volta che ho votato un partito populista è stato Potere al Popolo, sapendo di votare un partito populista, insomma. E la cosa mi ha creato non pochi problemi, francamente, essendo marxista di formazione. Però la questione è questa, cioè quando tu produci il non riconoscimento dello status pubblico,
una riduzione concreta del, diciamo, delle risorse nelle persone. È ovvio che a un certo punto si produce un risentimento, e soprattutto quando lavori in maniera da eliminare uno sfogo che potesse essere di rappresentazione colta di sinistra, fatemi passare l'espressione, di sinistra, è ovvio che poi c'è una capacità, no, pragmatica di ricreare uno spazio dove in qualche maniera rappresentare quel disagio, e che ovviamente diventa uno spazio di destra. Io sono molto preoccupata di quello che succede alla prossima tornata elettorale, anche, diciamo, per l'investimento discorsivo che stanno facendo i media italiano, insomma, rispetto a certi personaggi che non generano sogni tranquilli. Sempre una notazione storica rispetto al presente, rispetto alla crisi prodotta dal Covid. Io suggerirei, e penso che questo, anche su questo punto Giso sarà d'accordo con me, di leggere le resistenze prodotte a Napoli durante la questione del colera. Cioè, quando si parla di come si sono organizzati i movimenti per le case popolari, i disoccupati organizzati, l'autonomia meridionale, in realtà hanno come momento fondativo, al di là dei processi di immigrazione di cui in qualche maniera abbiamo già parlato, quindi non so, in quell'evento che non a caso ha carattere pandemico, per cui e non a caso avviene in una società che già loro si caratterizzava per degli elementi di informalità economica. L'ultimo inciso e mi taccio. Sempre più le economie formali, questo poi, cioè su questo noi ci abbiamo scritto tantissimo, sfociano, si sorreggono, si alimentano di economie informali. Cioè è un punto essenziale. E, c'è un lavoro molto bello sulla femminilizzazione del lavoro a cottimo attuale nelle fabbriche del Veneto, che si alimenta di questa osmosi. Stiamo parlando però del Veneto, quindi non potremmo dire, insomma, non potremmo essere così cattivi da dire che sono dei, diciamo, un po' descamiciati, un po' volgari, un po' incivili. Però vi assicuro che, diciamo, le economie, appunto, sempre quelle sporche, estrazione dequalificato, non sono altro che una via che tiene in piedi, che sostiene, che pompa l'economia qualificata. Cioè viaggiano all'unisono, se c'è l'una viaggia l'altra, se c'è l'altra viaggia l'una. Direi che possiamo chiudere, ringraziamo i nostri relatori, raccomando assolutamente, per cortesia, aiutateci, perché dobbiamo fare l'editing, di consegnarci i vostri materiali. Vedo qui anche tra gli spettatori Natale Cucurese. C'è se, Anna, mi date che... se mi date i caratteri e il foglio di stile, io lo imposto direttamente il foglio. Siamo abituati sempre nella precarietà. Non lo so, ci pensa Cucurese, che parla con la direttora di Left. Io gli ridò scritti a mano di solito. No, scherzo, insomma, eccetera, eccetera. C'ho una serie di tentazioni, ma vedo Morea che mi uccide. Si vota in Sassonia domani, quindi dategli un'occhiata per capire che succede, per esempio, lì se votano la FD, ed è meglio che quando votavano Link, come è meglio che votano 5 Stelle se invece che votare Fratelli d'Italia, insomma. E a proposito di quello che dicevi, mi sono letto che mi pare che il 40% del PIL tedesco sia collocato in zone classificabili come paradisi fiscali, quindi diciamo che cerchiamo delle cose a Napoli e forse bisogna andarla a cercare a Berlino, però non sono sicurissimo della cifra. Scusa Roberto, l'ho fatta lunga, ci saluti, ci accommiati, grazie tantissimo a chi ci ha seguito. Roberto, concludi, dai. No, io voglio ringraziarvi, voglio ringraziare Anna D'Ascenzo, Giso Amendola, Sandra Marta per averci accompagnato in questo percorso che come laboratorio, come Transform, come Left abbiamo iniziato e che cerchiamo di mantenere aperto, perché è secondo noi essenziale rimettere la questione meridionale anche nel dibattito politico italiano. E noi ci proviamo anche ricostruendo un percorso storico della presenza appunto di questa questione nella fase della storia della costruzione dell'Italia, ma è evidente che il fine che ci proponiamo è quello di rimettere anche
nel dibattito della sinistra la questione che, come abbiamo visto e come dite bene, riguarda molteplici aspetti che hanno secondo me una centralità, e quindi vi ringrazio ancora per essere stati così capaci di raccontarci quello che è stato e anche aprire quella finestra sulla possibilità di una ricostruzione di un pensiero a sinistra della questione meridionale. Vi ricordo che settimana prossima abbiamo l'ultima delle lezioni, riprenderemo a settembre e vi invitiamo già da ora a riprogrammare nuovi appuntamenti, perché siete stati veramente bravi e vi ringrazio per questo. Grazie ancora a tutte e a tutti, e alla prossima.